Una domenica nera culminata in un esonero a sorpresa. La quarta sconfitta in campionato è costata cara al Brescia Calcio femminile. A farne le spese mister Simone Bragantini, salito sulla panchina delle Leonesse nell'estate 2019 ed esonerato domenica in tarda serata a seguito del KO subito contro il Tavagnacco. Il 2-1 patito contro le friulane è scaturito da una gara non eccezionale disputata dalle bianco-blu ai box da una ventina di giorni e scesa in campo senza la giusta dose di cattiveria agonistica. La rete siglata in pieno recupero da Martino questa volta non è bastata. Le Leonesse saranno ora di scena domenica 28 febbraio tra le mura del Chievo Verona in quello che si preannuncia un vero e proprio scontro salvezza. Sì, diciamo che allora i primi 20 minuti siamo entrati in campo bene, poi prendendo il primo gol abbiamo abbassato il ritmo, però Tavagnacco, a mio parere personale, è una delle squadre più in forma che abbiamo incontrato in questo campionato, quindi diciamo che pur avendo fatto una prova mediocre abbiamo lottato su tutti i palloni e anche contro una squadra di grande valore. Sì, diciamo che questa, come tutte le sconfitte, aiuteranno nel campionato. Da questa sconfitta impareremo i nostri errori e i punti sui quali migliorare e già da domani, allenamento, prepareremo al meglio la sfida contro il Chievo di domenica prossima. Ma è stata una partita abbastanza difficile, soprattutto dal punto di vista del carattere, e abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo e anche nel primo, e direi generalmente è stata una partita tosta e difficile. Sono tutte partite importanti perché con pochi punti puoi scalare la classifica, come puoi perdere posizioni, quindi ogni partita è importante anche per il campionato e non solo per il campionato ma anche per l'umore. Sarebbe bello portare a casa un po' di punti.